pesa il morire. Non mi pare di meritare tanto. Sono un uomo di poche parole. Non allegro come vorrei. Pellegrino senza meta. Messer Jacopo? Jacopo Bonfadio? Vorrei poterle parlare. Ho fatto molta strada per cercarla. C'è una via intitolata a suo nome ora a Gazzane. Sì, non l'hanno dimenticata. Posso farle qualche domanda? Lei è un intellettuale, uno scrittore, una persona colta. Io sono ormai per l'Italia conosciuto, se non per letterato, almeno per travagliato. Quanto alle lettere, certo, ne so molto meno di quel che vorrei. Inimico in tutto d'arroganza, però tirato per forza della natura mia all'altro estremo che è invero son poco ardito. Faccio maggior professione di sincerità e di modestia che di dottrina e di lettere. Amico soprattutto di verità e di fede, né mai sarà alcuno che possa imputarmi veramente il contrario. Ma le sue passioni, i suoi studi letterari? Negli amori peccai un tempo. Ora l'età e i miglior pensieri me ne hanno liberato. La descrivono come una persona molto sfortunata che ha sempre amato le lettere classiche, il sapere, la storia. Sono un uomo di poche parole. Non allegro come vorrei, né però malinconico, ma pensoso molto, anzi tanto che mi nuoce. Dell'ambizione ho passato la parte mia in Roma e vi ho imparato a sopportare ancora ogni incomodità e senza cerimonia mi accomodo a qualsivoglia cosa. Insomma, lei parla di se stesso come di una persona schiva, solitaria. Fugo dagli superbi. E chi mi mostra un minimo segno d'amicizia son sempre umile servitore. Ho avuto piaceri e dispiaceri ancora. Non è meraviglia. L'estremo dell'uno è attaccato con l'altro.
Ma che peccato avevano fatto, gli diavoli miei, i quali venuti d'Alemania nobili, s'andarono a cacciare alle rive di Clesi per fabbricar fucine e nascondersi tra monti, perché i loro discendenti furono uomini di villa. Mi viene collera quando ci penso, e pensovi spesso, ancorché sul limitare della mia porta dica altrimenti. Io sono stata a Gazzane cercando la sua casa, qualcosa di lei. Ancor che molti anni l'uomo vada errando, pur torna a rivedere il paese ove già visse con piacere grandissimo. Bel lago, bei monti e un bel paese in tutto, non si può negare, né per là dietro tanto lo gustai. Benché di carpioni, no, non se ne piglia più. Qui si incontrano fioriti e lieti colli, lieti so Don Cantaglia Ugelli Gai, guizzan per le chiaronde i pesci folli. Jacopo Bonfadio nasce a Gazzane, presumibilmente nel 1508. Le notizie che riguardano la sua origine sono scarne e tratte quasi esclusivamente dalle sue lettere. La sua è con tutta probabilità una famiglia di artigiani che ha origini oltralpe, abbastanza benestante, tanto da consentirgli di seguire gli studi classici a Verona e a Padova. Personalmente propendo a pensare che la famiglia Bonfadio abbia origini più vicine che dall'Allemagna, abbia origine in una di quelle valli o convalli bresciane dove veramente si lavorava il ferro. Tant'è che a Fornodono, tra le famiglie rese nobili da Venezia dopo il 1426, ci sono ben quattro famiglie Bonfadini che poi si sono trasferite altrove. Famiglie che, come gli alberghini, hanno fatto fortune economiche che potevano colloquiare alla pari coi potenti e ricchi di Brescia. Dopo gli studi prese gli ordini minori, dimorò presso le corti di alcuni alti prelati del suo tempo, fu segretario di vescovi e cardinali, allo stesso tempo continuò a coltivare la letteratura e la poesia. Nel 1541 dimora a Colognola e Colli, in provincia di Verona, poi fu a Padova dove divenne precettore del figlio di Pietro Bembo, Torquato, mentre continua gli studi di diritto e filosofia. Dal 1544 è a Genova. Qui viene incaricato della stesura degli annali della città. Proprio a Genova, per motivi ancora non del tutto precisati, il 19 luglio 1550 fu colpito da sentenza capitale. Decapitato e le sue spoglie bruciate pubblicamente. Jacopo era dunque partito dalla sua patria, Gazzane, al tempo a due passi dal cuore della magnifica patria, Salò. La magnifica patria è un organismo amministrativo politico che testimonia la vicinanza di Venezia alla riviera di Salò. Siamo di fronte al palazzo che era sede di questa magistratura. La magnifica patria è una comunità di natura amministrativa che univa 34 comuni della riviera salodiana. È il periodo in cui Salò si organizza, diventa la sede delle magistrature e eregge quello splendido duomo che vuole essere la sintesi in pietra e in arte del sogno di una città, la città di Salò, che ambiva a essere seconda solo a Brescia e vicinissima a Venezia. Poi, mettendo a frutto i suoi studi, è andato a Roma offrendo i suoi servigi a... Io servii per 3 anni in Roma il cardinal Merino, che era segretario suo, e quelli veri, particolari, gran favori che si potevano desiderare tutti da quel signore mio, senza che gli chiedessi cosa alcuna mai. Fui accolto stabilmente tra i suoi familiari, non occorre dire con
con quanta cordialità egli si comportasse nei miei confronti e quanto mi stimasse. Non ero stato con lui che pochi giorni quando mi ha comprato un cavallo. Mi ha donato una veste e altri ornamenti. E poi? Giunto che fu il tempo buono e aspettato, venne importuna morte e tutte le speranze e i frutti della servitù mia se ne portò via. Però Roma offriva molte opportunità ad un letterato, il Papa, i cardinali, le corti. Oh, che felice tempo! Oh, che tempo beato! Ci vedevamo ogni giorno. Ogni giorno conversavamo insieme in dolcissima familiarità, ragionando. I ragionamenti erano vari e piacevoli. Eravamo in Roma e Roma era bella. Servì poi, pur nel medesimo grado, il cardinal Ghinucci. E benché un ministro suo, uomo nato in villa, cresciuto in montagna, venuto affumicato in Roma e affamato, con vecchia ferita d'animo e con avidità nuova. Sì, ne ho sentito parlare un suo nemico, una persona che le era ostile. L'uomo dalla corte portò seco odio verso di me, generato dalla superbia sua. E qui la crebbe poi, per malignità. E non se l'aspettava. La competizione ai favori delle corti doveva essere enorme. Certo, questo è un bel tipo. Rasi ha i sopraccigli e non ride mai se non alcuni freddi e simulati ghigni. Però se ha fatto cattivo ufficio, ha fatto l'ufficio suo. E non ha avvelenato i frutti delle buone opere mie. Altro effetto non poteva fare, perché aveva dentro il serpe nascosto. Pur ora io potea sperare ad avere dal cardinale quel che ebbe poi un altro, il quale successe a me. Come sapete, in simili casi l'uomo è talora stretto a fare cose che per l'ordinario non farebbe per la vita. Continuamente sospinto da una sua profonda inquietudine interiore, alla ricerca di una sicurezza anche economica che gli consentisse di dedicarsi agli amati studi, Jacopo Bonfadio si sposta di corte in corte nella sua veste di segretario. La corte, sia quella del principe che quella raccolta intorno ad un prelato, è a tutti gli effetti il centro della vita culturale del tempo. Appartenere ad una corte significa respirare l'aria del tempo, essere nel cuore della cultura dell'epoca. Dal 1532 al 1539 soggiorna a Roma come segretario dei cardinali Stefano Gabriele Merini e Girolamo Ghinucci. Nel 1540 lo ritroviamo a Napoli, al servizio del vescovo di Conza, Troiano Gesualdo. Qui entra in contatto con gli ambienti riformisti di Juan Valdés. Dopo Napoli, Padova, stagione felice della vita di Jacopo, e infine Genova, dove il letterato gardesano trovò la morte nel 1550. E dopo che quel personaggio oscuro le ha fatto perdere la protezione del cardinal Ghinucci, dopo com'è andata a finire? Messer Guido Bagno, appresso al quale io aspirava sempre cose grandi, mi pregò che io gli facessi compagnia e oltre che io dovea essere partecipe degli onori e dei comodi di tal provincia. Venni alla corte per ritrovarlo, dove, arrivato, trovai
un acerbo e strano caso che era morto. Capisco perché parlano della sua sfortuna. Roma allora mi venne in sommo odio e subito me ne andai, accompagnato da una fiera solitudine, dal più estremo affanno che io provassi mai. Si abbatté su di me un destino più che mai avverso e mi trascinò in una condizione di cui per alcuni anni nessun riposo fu per me se non molto doloroso. Infatti dopo mi accedettero molte avversità e disgrazie. Non mi fu più possibile dimorare a Roma, dove desideravo moltissimo restare. Pertanto, non potendo vivere lì onestamente, andai per molto tempo errando, trascinato ora al nord, ora al sud, vagabondaggi nei quali non soltanto la mia intelligenza se ne fu avvilita, ma anche il mio spirito per i continui dispiaceri che andò consumando. Quindi andò a Napoli, ancora verso l'ignoto. Oh, io di vero non posso se non lodarmi di Napoli e di quei cavalieri. Mi ha trovato grandezza mista con infinita cortesia. Ah, ci fossimo ora con la felice compagnia e mi par or di vederla con intimo affetto sospirar quel paese e spesse volte ricordar Chiaia col bel Posillipo. Oh, ma confessiamo pure il vero, Firenze è tutta bella e dentro e fuori non si può negare, non di meno, quell'amenità di Napoli, quel sito, quelle rive, quell'eterna primavera dimostrano un più alto grado d'eccellenza. E la pare che la natura signoreggi con imperio e nel signoreggiare tutta da ogni parte piacevolissimamente s'allegri e rida. Piacesse a Dio che ci tornassimo. Benché, pensando d'altra parte, dove andremo noi, poiché il signor Valdés è morto? Valdés? Quante Valdés? È stata certo una gran perdita a noi e al mondo, perché il signor Valdés era un dei rari uomini d'Europa e quei scritti che egli ha lasciato sopra le epistole di San Paolo e i salmi di David ne faranno pienissima fede. Era senza dubbio. Nei fatti, nelle parole e in tutti i suoi consigli un compiuto uomo. Reggeva con una particella dell'anima il corpo suo debole e magro. Stava sempre sollevato alla contemplazione della verità e delle cose divine. Molti mesi poi sono andato quasi errando per il regno di Napoli e ancora che ci vissi con molto onore, ne sono tornato senza profitto alcuno. Vagavo oppresso dai colpi della cattiva sorte. Pellegrino, senza meta. Lei, messer Jacopo, ha preso gli ordini minori, ma il suo rapporto con la religione, con la fede,
Non è risultato chiaro nemmeno a chi nel corso dei secoli ha studiato a fondo la sua personalità. Lei da questo punto di vista è e rimane un mistero. Del resto il tempo in cui lei vive è percorso da tante tensioni, da tante novità, da tante spinte verso il nuovo, da bruschi passi indietro. Ma qual è la verità? Questo mondo è veramente una valle di lacrime, profonda, oscura e piena di fango. Agli inizi del Cinquecento si avverte da più parti l'esigenza di un'ampia riforma della Chiesa eccessivamente coinvolta in affari mondani. Ad incarnare questo spirito di rinnovamento un monaco agostiniano tedesco, Martin Lutero, che parte dalla contestazione della pratica di vendere le indulgenze da parte della Chiesa e per questo viene scomunicato. Tra gli altri riformatori, che predicano anche un più stretto